ospite degli studi di Mediterradio, Rai Sicilia a Palermo, Giovanni Cupidi, che ha scritto un libro, Noi siamo immortali. Che significa e perché hai scritto questo libro? Grazie per avermi invitato in questo programma. È un libro in cui racconto un intreccio di storie personali, ma anche di storie che riguardano la battaglia che porto avanti e che portiamo avanti in Sicilia per i diritti delle persone con disabilità. Noi siamo immortali, con la prefazione autorevole di Jovanotti. Perché questo titolo e quale pubblico vuoi raggiungere? Ma questo titolo ha una storia semplice ma anche importante. È un omaggio che ho fatto all'esperienza con Jovanotti, la realizzazione di un docufilm che ho fatto con lui, che si intitolava proprio con la sua canzone Gli Immortali. Ma il significato, quello più profondo, è quello che riguarda proprio chi sono gli immortali. Gli immortali, come ho scritto nel libro, non sono ovviamente quelli che non muoiono mai, perché, ma sono le persone che non si arrendono di fronte alla difficoltà, che cercano di affrontarla e cercano di rialzarsi, sempre e comunque andare avanti, l'importante è proprio questo. All'età di 13 anni, improvvisamente, a causa di una malattia di cui neanche i medici hanno saputo dare una vera spiegazione, sono diventato tetraplegico. Questa è stata una data importante e spartiacque nella mia vita. Io la amo definire come una vera e propria seconda nascita. L'inizio di questa seconda vita non è stato affatto facile. Ho dovuto attraversare molti momenti critici e anche molto difficili. Col supporto della mia famiglia, fortunatamente, sono riuscito a superarli e ho anche ricominciato a studiare. Ho preso la laurea all'Università di Palermo in Scienze Statistiche ed Economiche e ho anche preso il dottorato in Statistica Applicata. Fortunatamente sono una persona molto eclettica e faccio tantissime cose. Ho aperto un blog nel quale mi occupo di fornire le soluzioni alle problematiche relative alla disabilità. Sono vicepresidente di due associazioni, insieme con l'autismo Ollus e il comitato Siamo Handicappati Non Cretini, con le quali ci battiamo per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. Molto spesso non tutti riescono a capire la fatica che si fa anche per fare una cosa semplice come spostarsi da un posto all'altro. Io ad esempio spesso vengo accompagnato o da un assistente o da mia sorella, che mi aiuta a salire con la pedana sul furgone e che mi accompagna nei diversi posti dove devo andare. Mi spendo molto per fare conoscere la mia storia a quante più persone possibili, perché credo sia importante fare accrescere la consapevolezza culturale. Ho presentato il libro insieme con Ficarra e Picone a Palermo, ma anche a Milano con Jovanotti, con il quale abbiamo fatto una diretta streaming molto importante. Ho organizzato anche eventi in teatro, porto il libro nelle scuole per farlo conoscere ai ragazzi e tengo anche una rubrica su un canale televisivo. Sono molto presente sui social, su Instagram, Twitter e Facebook, e anche grazie all'aiuto degli amici del social media Marketing Day riesco a diffondere meglio la giusta cultura sulla disabilità. Un altro momento molto importante che racconto nel mio libro è quello del febbraio 2017, quando con il comitato Siamo Handicappati Non Cretini abbiamo occupato
la sede della presidenza della regione per rivendicare i diritti delle persone con disabilità. Al nostro fianco c'era anche PIF e il suo aiuto è stato fondamentale per cominciare quella battaglia che portiamo avanti tuttora. E molti sono ancora i diritti da soddisfare delle persone con disabilità. Una delle problematiche più urgenti è quella relativa al dopo di noi, che però non è una questione che riguarda solo la Sicilia, ma che riguarda tutta l'Italia. Mi è stato assegnato il premiolino che mi ha consegnato Gian Antonio Stella, perché il libro è ironico e perché spiazza le cattive coscienze. Spero che la storia che ho raccontato nel libro possa servire da stimolo per le persone e le istituzioni affinché comprendano che quando una persona si ammala o è disabile non lo è in tutti gli aspetti della propria vita, soprattutto per ciò che riguardano i propri sogni e le proprie ambizioni.